La rete è diventata sempre più complessa, si parla di smart city, ma in realtà è un concetto con cui stiamo andando anche oltre. Decisamente, ma stiamo andando così oltre che tra un po' ci annoieremo a sentire parlare di smart city. Questo è il momento di fare le cose. Parliamo di smart city da ormai 20 anni, almeno dal 2009, quando Rio de Janeiro fece il primo progetto di città intelligente. Adesso è il momento in cui dobbiamo parlare di cose concrete, alcune applicazioni anche verticali. Per esempio possiamo parlare dell'uso dei dati, la cosiddetta data analytics, che consente di distinguere per esempio tra il numero di residenti registrati in una città e il numero di persone che realmente quella città la abitano, la vivono, quanti ci dormono e tutti quelli che non ci dormono ma la usano e quindi la consumano, perché i comuni, i sindaci possano pensare anche a come recuperare le risorse da chi consuma la città, pendolari, turisti, valorizzare la partecipazione dei turisti, per esempio guardando le matrici origine e destinazione per capire se il turista che passa da una città poi si reca in un'altra città turistica e provare ad immaginare che su questi dati si possa costruire una strategia redditizia. A proposito di dati e di strategie, siamo a Firenze. A Firenze non si può non parlare di Fiorentina e Wind3 Fiorentina da quest'anno hanno una collaborazione, una partnership che è partita come un successo, si può dire. Ma è sicuramente un connubio che è molto stimolante. Il Viola Park ospiterà 12 campi di calcio. Pensate quanta acqua è necessaria per irrigare 12 campi di calcio e quindi pensate anche che è indispensabile non sprecarla. Ecco, sistemi di metering per l'irrigazione consentiranno di ottimizzare l'impiego di una risorsa preziosa come l'acqua, così come sistemi di metering sugli edifici consentiranno di ottimizzare i consumi energetici. Ma non c'è solo la realtà fisica, c'è anche la realtà degli atleti. Ci sono sport come il football americano in cui l'impiego dei dati è avanzatissimo. Oggi sarà possibile, grazie a questo connubio tra tecnologia e sport, dotare la dirigenza sportiva di informazioni sulle performance, sulle prestazioni degli atleti e aiutare gli atleti a migliorare ed evidentemente anche migliorare i risultati della squadra. Siamo alla sfida, siamo al momento di snodo, il momento è ora ed è il momento del fare, è il momento in cui bisogna smettere di parlare del 5G, della trasformazione tecnologica, ovvero anche della sostenibilità, e agire in maniera da realizzarla. La filiera delle telecomunicazioni ha il compito di essere abilitatore anche della sostenibilità, anche per realizzare l'agenda 2030 dell'ONU. Quindi questo è un momento importantissimo, abbiamo le risorse, è il momento in cui utilizzare in maniera concreta le risorse del PNRR, che tra l'altro agiscono in maniera orizzontale su più segmenti e mettono insieme le due trasformazioni digitali. A breve ci sarà il nuovo governo, come associazione è arrivata a fare una richiesta importante perché il rischio della crisi energetica potrebbe colpire pesantemente anche tutto il settore. Non possiamo permetterci in questo momento di fermarci sulla trasformazione digitale. Il settore è un settore ad altissimo consumo di energia e soprattutto anche ad altissimo tasso di investimento su quelle che sono le nuove fonti di energia ed è il terzo settore all'interno di tutto l'ecosistema industriale italiano per anche andare verso le nuove fonti di energia. Su questo abbiamo bisogno di risposte strutturali rispetto a quelle che già ci sono state nei vari decreti di intervento, ma che sono le risposte emergenziali. Quindi chiediamo sicuramente al governo di lavorare per rendere il settore un settore a tutti gli effetti energivoro.